OMC Podcast. Il professor Luigi De Gennaro, docente di psicofisiologia del sonno normale patologico della facoltà di psicologia all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno professore. Senta, ma anche a lei da studioso capitano queste cose, fa un sogno non ricordarlo? Assolutamente sì, come tutti quanti ci sono delle mattinate in cui non ricordo i sogni più frequenti, devo dire, e alcuni altri in cui invece le ricordo, ma sono in questo assolutamente rappresentativa della maggior parte delle persone. Noi variamo fra noi stessi dalle volte in cui ricordiamo e dalle volte in cui non ricordiamo, e variamo come individui. Ci sono alcuni frequentissimi, dettagliatissimi ricordatori e alcuni invece sporadicissimi, addirittura mai ricordano un sogno. Quello che noi studiamo sostanzialmente è quali sono i meccanismi cerebrali che sono alla base del ricordare o del non ricordare. Ecco, c'è questa indagine condotta tra l'altro da ricercatori italiani del Dipartimento di Psicologia della Sapienza e dell'Associazione Fate Bene Fratelli per la Ricerca, insieme anche a colleghi dell'Università dell'Aquila e Bologna, giusto professore? Assolutamente che sì. Che informa appunto che si riesce a ricordare il sogno solo se la corteccia cerebrale presenta oscillazioni elettriche lente durante la fase REM del sonno. Ci ricordiamo, spiega cosa vuol dire? Ci sono le fasi REM e non REM. Quando si sogna generalmente? Durante la fase REM, giusto? No. Dunque, bene, di una volta tanto una cosa che corregge una conoscenza comune. Noi sogniamo praticamente sempre, dagli primissimi minuti dell'addormentamento fino agli ultimi minuti del risveglio. Quello che cambia è il modo in cui sogniamo o le caratteristiche dei sogni. Nei fatti esattamente quello che noi facciamo, non possiamo studiare il sogno, noi studiamo il ricordo dei sogni e cerchiamo di mettere in relazione il ricordo dei sogni presente o assente con l'attività cerebrale che precedeva il risveglio. Ovviamente da questi due stati in qualche modo significativi del sonno, il sonno cosiddetto REM, è una sigla, sta per movimenti oculari rapidi, sì, degli occhi, rapid eye movement, oppure sonno non REM, l'altra parte del sonno. Ripeto, in tutte e due queste fasi noi sogniamo. Allora il problema è perché alcune volte sì e alcune volte no. Quello che noi facciamo con gli strumenti delle neuroscienze, sostanzialmente identificando l'attività elettrica su tutte le aree cerebrali, abbiamo studiato cos'è che differenzia i casi in cui ricorderemo dai casi in cui noi non ricorderemo. In sintesi, una specifica area cerebrale, la corteccia frontale, quella più anteriore, quella che più ci differenzia dalle altre specie, da una parte, e una specifica attività cerebrale lenta chiamata teta, sono quelle che ci permettono di ricordare rispetto alle volte in cui non ricordiamo. Questo in sé sarebbe pure interessante, ma è ancora più interessante per altri versi, perché sostanzialmente con lo stesso meccanismo cerebrale le persone, quando sono svegli e sono nella condizione di dover ricordare dei fatti, delle cosiddette memorie episodiche, memorie di immagini o di scene, hanno esattamente fallimenti o riuscite con lo stesso tipo di attività cerebrale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ricordare i sogni poi alla fine non è così diverso da ricordare come avviene durante la vita da svegli, sostanzialmente quando ricordiamo immagini o scene di vita. E quindi in qualche modo, non dico che analizza il sogno, ma dice che il sogno non ha niente di così incredibile, lo stesso cervello, certo, seppur nelle peculiari regole del sonno, che produce l'attività mentale tipica dell'uomo. Però, professore, questo per chiudere, volevo una risposta abbastanza veloce. Io penso, per esperienza personale, che comunque siano legati a delle cose che uno vive. Esempio, quando ero ragazzino, avevo 15 anni, per cui avevo delle regole, avevo degli orari, sognavo sempre di essere in ritardo, di dover correre a casa, e non riuscivo a correre, ero come bloccato nel sogno. Poi ovviamente andando avanti con l'età le cose sono cambiate, ho sognato altre cose, persone, magari alcune le sogni, altre non le sogni mai. È vero o non è vero che è legato comunque alle nostre emozioni, alla vita che viviamo? Confermo assolutamente tutte e due le cose. Prima affermazione: i mattoni, se tale si può usare come termine, il materiale di base magmatico con cui noi costruiamo i sogni, sono le nostre storie di vita,
o meglio quello che ci capita, non al 100%, c'è anche dell'altro, ovviamente ricombinati secondo regole spesso difficilmente comprensibili. Certo. In quel caso lì di lei, bimbo, sostanzialmente sì. Evidentemente il ruolo delle regole era qualcosa che con difficoltà se no una volta un paio di sculacciate uno le prendeva anche un po' diverso. Ok, professore, noi la ringraziamo, è stato molto interessante. Grazie, chiacchierare professore. Con lei, ci risentiremo magari più avanti, ok?